Essere governato significa essere guardato a vista, ispezionato, spiato, diretto, legiferato, regolamentato, incasellato, indottrinato, catechizzato, controllato, stimato, valutato, censurato, comandato da parte di esseri che non hanno né il titolo né la scienza né la virtù. Essere governato vuol dire essere ad ogni azione, ad ogni transazione, ad ogni movimento quotato, riformato, raddrizzato, corretto, vuol dire essere tassato, addestrato, taglieggiato, sfruttato, monopolizzato, concusso, spremuto, mistificato, derubato e, alla minima resistenza, alla prima parola di lamento, represso, emendato, vilipeso, vessato, cacciato, deriso, accoppato, disarmato, ammanettato, imprigionato, fucilato, mitragliato, giudicato, condannato, deportato, sacrificato, venduto, tradito e per giunta schernito, dileggiato, ingiuriato, disonorato, tutto con il pretesto della pubblica autorità e in nome dell'interesse generale. Ecco il governo, ecco la sua giustizia, ecco la sua morale. All'amor tuo fanciulla, altro amor io preferia, è un ideal l'amante mia, a cui detti braccio e il mio core aborre sfida i potenti della terra e il mio braccio muove guerra al codardo, all'oppressor. Viva Gaetano Bresci, Gambaro, dall'inizio, figlio di un assassino. Viva Gaetano Bresci, che uccise Umberto I. È questa la vendetta che noi sappiamo far. È questa la vendetta che noi sappiamo far. E il comune di Carrara stava tentennando anche lui, perché dice: ma sai, c'è un monumento a Carrara, Gaetano Bresci, tutte le conseguenze, queste cose. Beh, noi abbiamo insistito e loro fecero il consiglio comunale per discuterne e praticamente passò la delibera, perché a quel momento insomma eravamo abbastanza anche forti, e passò questa delibera e concessero uno spazio giù al cimitero, e difatti siamo andati giù 7, 8, 10 compagni con la delibera del comune, che l'abbiamo affissa a un palo dove diceva che hanno approvato per fare il monumento a Brescia, e di lì ci siamo messi a scavare, cominciando per fare le fondamenta, e di lì cominciarono i grattacapi, cominciarono le denunzie, il comune cominciava un po' a tentennare, insomma, a dire: ma allora qui andremo tutti in galera, ci saranno problemi, il re cominciava a telefonare insomma anche al comune. E allora io e altri compagni con Mazzucchelli abbiamo detto avevamo preparato già la base, abbiamo detto il 29, mettiamo il 28 sera, andiamo con un camion, mettiamo su questo monumento, poi le responsabilità verranno. L'alba pallida di Gaetano, trascinando impetuosa procella, nobile andare a via, fra oppressi e oppressori patto il sepolcro. Io credo che non è vero che non, è un personaggio che non esiste, che è morto, che non c'è memoria. Io credo che la memoria sotterranea prima o poi salti fuori. Quello che resta in noi del gesto di Bresci, della sua storia, della sua vita, è proprio quel piacere della responsabilità che lui in prima persona ha assunto. Con il suo gesto, con la sua azione, con la sua stessa vita, per cercare di cambiare l'esistente, per cercare di migliorare la realtà in cui sta vivendo. E per noi la responsabilità individuale nel riuscire a fare questo è fondamentale. Sono gli individui che costruiscono la storia.
che ti serve l'utopia? Dice quella cosa molto bella, no? Se quando arrivi là, quella è più là, più là ancora, se no non sarebbe utopia. Quando arrivi a ottenere una cosa, l'utopia è ancora più là, no? Serve, dice, quello, certo. Serve a camminare. Il movimento anarchico nasce nell'Ottocento, cioè nasce come movimento, perché l'idea, voi sapete bene, credo che lo sappiate, che è un'idea vecchissima, è l'idea che è data quanto il mondo, perché c'è sempre stata la disobbedienza, voglio dire, nell'uomo, portata attraverso, naturalmente, si pensi a Tersite, voglio dire, no? Il primo ribelle documentato della storia, no? Le prime idee vengono fuori, voglio dire, con Godwin, poi Proudhon, poi, per farla breve in sostanza, fino a Bakunin, a Malatesta, abbiamo naturalmente la nascita del movimento come movimento anarchico, no? Ecco. L'idea anarchica, l'idea socialista in genere, l'idea di emancipazione umana, per come veniva intesa ai tempi della prima internazionale, per cui fine 800, attecchisce molto dove c'è più miseria, dove c'è la vita è dura e dove bene o male il prete non riesce a giustificarti quello che cazzo devi sopportare di giorno in giorno. Il movimento anarchico in Italia nasce con l'arrivo di Bakunin, questo rivoluzionario russo che, quando ha notizie della spedizione dei Mille, riesce a fuggire dalla Siberia, dove è stato incarcerato, viene in Italia, prima a Firenze e poi a Napoli. Omosa nasce briganda s'amor, ma fino all'ultima vimma sarà. L'unità d'Italia si realizza nel 1860. Più che un'unità umana, politica e sociale, è una conquista da parte del regno del Piemonte e dell'Italia meridionale, per cui assistiamo ad una piemontizzazione. I contadini meridionali si ribellano a questo e protestano, e nasce quel fenomeno che gli storici hanno definito brigantaggio. Il regno dei Savoia creò molte delusioni anche perché venne istituita la leva obbligatoria, che nel sud non c'era. Molti giovani preferirono restare nel loro paese e andare in questo modo a rinforzare il fenomeno del brigantaggio. Ci furono anche problemi sociali, proteste in ogni parte d'Italia contro la politica di Casa Savoia. A morte la Casa Savoia, bagnata da un'onda di sangue, si sveglia il popolo che langue, si sveglia il popolo che langue, o ladri del nostro sudore. Umberto I comincia a regnare nel gennaio del 1878, perché nel gennaio del 1878 era morto Vittorio Emanuele II. Dopo aver rispettato i 6 mesi di lutto, nel novembre del 1878 Umberto I salì al trono e decise di compiere un viaggio per tutta Italia. Durante la sua visita a Napoli subì il suo primo attentato per mano di un cuoco lucano dal nome Giovanni Passannante. Durante l'interrogatorio, Passannante racconterà che la mattina in cui doveva arrivare il re in città non era stato affisso neanche un manifesto di protesta. Indignato, decise di andare ad una bancarella, vendere la sua giacca e, con 15 soldi, comprare un coltello. Il corteo che accompagnava Umberto I sfilò per le vie di Napoli. Lungo il percorso Passannante saltò sulla carrozza del re e, urlando «Viva la Repubblica Universale! Viva Orsini!», lo colpì. L'attentato non riuscì. Il cuoco venne arrestato, picchiato, torturato. Gli chiesero quali erano i suoi complici, quale il complotto, ma egli aveva agito da solo. Passannante venne poi processato nel marzo del 1879 e condannato a morte.
Umberto I si rese però conto che quella era una condanna spropositata e commutò la pena, dandogli il carcere a vita. Venne quindi costruita una cella speciale nel carcere dell'Isola d'Elba, sotto il livello del mare. Qui Giovanni Passannante sopravviverà per 32 anni. Un altro attentato fu fatto il 22 aprile del 1897 a Roma da parte di un fabbro che era di un paesino vicino Roma, Ardea, e si chiamava Pietro Acciarito. Naturalmente neanche questo attentato riuscì. Il regno di Umberto I era un governo particolarmente autoritario e tant'è che gli anarchici che pubblicavano i loro giornali all'estero lo avevano definito re mitraglia, perché spesso ricorreva alla una repressione dura e cruenta dei movimenti di protesta popolare, e soprattutto era stato caratterizzato da una serie di guerre dove povera gente, i soldati italiani morivano sui campi di combattimento in Africa, e ci furono anche pesanti e dolorose sconfitte. Poi a Milano nel 1898, in occasione della protesta degli operai per il rincaro del prezzo del pane, fece reprimere i moti dal generale Bava Beccaris, il quale sparò con il cannone ad alzo zero, e ci furono migliaia di vittime. Alle grida strazianti e dolenti di una folla che quando mandava il feroce monarchi toppava gli affamati col piombo spano, tutti mille caduti innocenti sotto il fuoco di armati caini, al furor dei soldati assassini, morte di lì la prebbe grido, su piangete mestissime madri, quando oscura discende la sera, per i figli gettati in galera, per gli uccisi dal piombo fatal, la panciuta catena dei padri, dopo averti ogni bene usurpato, la lor sete hanno in sangue straziato, in quel giorno nefasto e feral. Invece di essere cacciato dall'esercito, il generale Bava Beccaris viene premiato con la Croce d'Oro e viene fatto senatore del Regno d'Italia e membro del Collare dell'Annunziata, un'alta onorificenza che i Savoia riconoscono a chi si dimostra particolarmente obbediente. Nel Parlamento ogni voce di dissenso e di condanna della politica crispina veniva esclusa, non veniva presa in considerazione, per cui si tentò anche, alcuni storici hanno detto che Umberto I aveva anche tentato un colpo militare per una politica molto più autoritaria nei confronti delle masse popolari. Altro evento sanguinario del regno di Umberto I fu la durissima repressione dei fasci dei lavoratori in Sicilia. L'allora presidente del Consiglio, Francesco Crispi, fu il maggior responsabile dell'eccidio. Io credo che una parte del popolo italiano non approvasse la politica di Umberto, dissentiva, lo condannava, e naturalmente accanto a questi c'era anche chi era d'accordo, però ecco, noi dobbiamo guardare alle sofferenze del popolo, alla miseria, all'abbandono, allo sfruttamento in cui tantissima gente, tanti contadini dell'Italia di allora dovevano vivere e sopportare. C'era l'analfabetismo che era diffusissimo e ci fu una repressione durissima. Vesilone, non più soffrir, lo sfruttamento si dagna a ferir, popolo in pie per l'ideal, al grido di rivoluzione social.